L'Avellino è fuori della Serie B, è fuori del calcio che conta. Il suo ricorso non è stato accolto. L'arringa dell'avvocato di difesa è stata appassionata, ma non ha assortito alcun effetto. E c'è lo scoramento di 1.000 tifosi che erano andati a Roma per cantare, sostenere la causa della società e dei giocatori. Ma qual è adesso l'atmosfera in città? Come sta vivendo Avellino queste ore? L'Avellino che in passato ha conosciuto momenti lieti e tripudio per le vie della città. Ce lo racconta Riccardo Di Blasio. Ecco, qual è la situazione al momento ad Avellino? Sì, direttore, è stata una giornata al cardiopalma che purtroppo finisce nello psicodramma dei tifosi. Una giornata piena di ansia che si è conclusa nel peggiore dei modi, come veniva ricordato, con l'esclusione dell'Avellino dalla B. Il clima è di tristezza, a dir poco. Sui social si rincorrono commenti di delusione, di accusa verso la società che non ha in tempo provveduto a presentare tutte le carte in regola. E continua la contestazione che i tifosi stanno portando nei confronti della società ormai da settimane. La città di Avellino, ma anche alcuni comuni della provincia, sono praticamente invasi da manifesti con sopra scritto "Taccone vattene, Taccone lasciaci in pace". Insomma, i tifosi invitano l'attuale presidente Walter Taccone a lasciare il campo a nuovi imprenditori. Si spera nell'arrivo di un nuovo imprenditore o di una cordata di imprenditori che possa riportare l'Avellino ai vecchi successi. C'è da dire sulla sentenza che nella prima parte la sentenza afferma che l'Avellino avrebbe, come emerso dall'udienza, anche i requisiti per essere iscritta al campionato, però non ha presentato il ricorso nei tempi e nei modi prescritti dalle norme. Ora si valuta il ricorso al TAR, però questa è tutta un'altra partita che coinvolge la giustizia amministrativa e i tempi sono strettissimi, perché entro qualche giorno, già il 3 agosto, verranno annunciate le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B. Oggi è 31 luglio e preparare un ricorso e ottenere una sentenza in 2 giorni mi sembra quantomeno difficile. Per quanto riguarda il clima, i tifosi da questa mattina si sono riuniti sotto la sede del CONI a Roma, presso dove ha sede il collegio di garanzia del CONI, per attendere la sentenza. Già dalle prime ore di questa mattina in centinaia, con cori, striscioni, hanno provato in qualche modo a tenere alta la tensione, alta la fiducia e a incidere almeno sul clima della giornata. Molti hanno lamentato l'assenza di istituzioni. Per la verità, nel primo pomeriggio sono arrivati il sottosegretario agli interni Sibilia e l'onorevole Michele Cupitosa dei 5 Stelle. Molti però hanno lamentato l'assenza del sindaco, avrebbero voluto vedere il primo cittadino di Avellino con fascia tricolore a sostenere i lupi in questa difficile battaglia, una battaglia che al momento è stata persa. Si può prevedere che nelle prossime ore la contestazione si intensificherà, però per il momento quello che resta è la delusione. Grazie moltissimo, Riccardo, per queste informazioni.